Terzo giorno di studio del passaggio veloce della gavotta della sonata di Blavet. Ieri poi in realtà ho fatto altre cose, quindi mi sono limitato, quando avevo qualche minuto di tempo, a fare banalmente il passaggio che di fatto mi dà più difficoltà, cioè. Sentite che anche lento non c'è ancora una coordinazione precisa tra le dita, soprattutto nel passaggio re-fa, dove c'è il moto contrario, cioè questo dito deve scendere, questo si deve alzare. Di fatto ho fatto questa cosa. Un'altra cosa interessante che mi pare di non aver accennato prima, anche se i musicisti sanno insomma che questo diciamo trucchetto è molto importante per riuscire a focalizzare bene il movimento delle dita, la regolazione del fiato, insomma tutto ciò che non è meccanico. Quindi vale per il flauto, ma vale per le tastiere, vale per gli archi, eccetera. Gestire la cosa a memoria, se vogliamo alla cieca, in maniera tale che. Non c'è più il riflesso condizionato, potremmo dire, fra la lettura della nota. Gestita dalla vista e il movimento delle dita, eccetera, che è un riflesso condizionato che per quanto infinitesimale ha un ritardo. E mentre invece quando noi togliamo la vista, a quel punto i nostri riflessi sono concentrati proprio su quello che il cervello sente di dover fare e quindi direi che aiuta molto. Allora, detto questo, in realtà l'ultimo passaggio è il più semplice. Di fatto l'unica difficoltà è il fa naturale, ma come vedete, insomma, ecco, fa parte delle scale, di tante scale, quindi non mi pone molti problemi. Quindi, in buona sostanza, io tutta la sequenza ce l'ho, diciamo così, nelle dita. Tant'è vero che se io lo faccio piano, il finale della sonata, della gavotta, c'è già. Quanto piano la faccio? Molto piano. Io oserei dire che non so neanche se sono a 40 la minima, ovvero adesso per sentire meglio, come dire, il tempo e gli eventuali ritardi, provo a partire da 72. Stavolta 72, ripeto, al quarto, quindi 4 note, 4 semicrome ogni battito. Sì, sono da due viene, a parte che a un certo punto non so perché ha fatto staccato una delle quartine, ma direi che potrei anche partire più lentamente perché, ripeto, soprattutto come ho già detto più volte, quando si tenta la scalata al metronomo è meglio sempre darsi tempo e larghezza, diciamo così, nel poter gestire le note. Motivo per cui forse vado ancora sotto, vado anche a 60, 72, 69, 66, non ci vedo, ma immagino che sia quello.
E ecco, un'altra cosa che, su cui ho riflettuto, come vi dicevo, la prima sezione del modulo, la sento melodica, ha un suo calando, ma direi che ha un suo calando, come dire, continuo, come se pian piano sparisse, mentre ho pensato che la seconda sezione del modulo, quella che io ho chiamato armonica, potrebbe essere, visto che ripete esattamente la stessa quartina due volte, potrebbe essere dato con una specie di effetto di eco, per cui forte la prima, debole la seconda, piano la seconda. Anche queste cose che sono di carattere musicale, diciamo così, più che tecnico, è meglio esercitarle piano perché c'è modo, tempo e soprattutto tempo di riflessione per capire se funziona o non funziona. Allora, 66. Perché forse è un po' troppo piano rispetto a quello che ormai hanno in mente le dita. Salgo di una tacca, siamo a 69. Quindi proviamo a 72. Qui mi sembrerebbe ancora molto spazio, anche se sono un tempo lentissimo. Ricordiamo che 72, siamo addirittura sotto i 40 alla, dice, alla minima, che è la tacca da cui parte il metronomo, diciamo così, tradizionale. Quindi siamo proprio in un tempo lentissimo. Vi ricordo che noi vorremmo arrivare, ma io vorrei arrivare intorno a 60 alla minima. Adesso siamo a 76. E quindi passo 80, adesso 80, siamo in definitiva al famoso 40, lentissimo alla minima.
dice, come dicevo, per me è incredibilmente è tecnicamente dovrebbe essere abbastanza semplice, un banalissimo accordo di re minore, quindi insomma niente di stratosferico, però come vedete, ripeto, anche in rapporto al, perché chiaramente se potessi gestirlo senza sollevare questo dito diventerebbe decisamente più semplice, cosa che si può fare in una coppia, perché ripeto, come vi dicevo, questo dito in una coppia ha solo la funzione di sfogo, mentre qui fa variare moltissimo l'intonazione, quindi insomma è vero che nei passaggi veloci tutto sommato ecco, qualche imperfezione dal punto di vista dell'intonazione ci sta, nel senso che non si percepisce come una nota lunga completamente stonata, ecco. Però lo stesso, ripeto, ecco, siamo amatori, ma questo non ci esime dal cercare la nostra perfezione, che non è quella dei professionisti, ma che comunque è l'idea che facciamo il possibile per suonare al meglio delle nostre possibilità. Quindi proviamo solo il passaggio incriminato. Cerco di farlo forte piano, che è una difficoltà in più, la tolgo perché ovviamente è meglio affrontare una difficoltà alla volta. Ho ancora difficoltà sulla diteggiatura, è inutile che ne aggiunga un'altra. Sento le dita ancora molto contratte e quando le rilascio, cerco di rilassarle, sento che perdo invece però come dire, la tenuta stagna, oserei dire, dei polpastrelli. Naturalmente durante i movimenti. Così potrebbe anche andare. Controprova, proviamo adesso a 40 la minima, quindi stavolta 8 note su ogni battito, che teoricamente è come prima, eh? Ecco, dove continuano i problemi? Sempre sull'accordo di re minore, il che significa che piuttosto che partire da qui a fare la scalata, io mi devo prendere ancora del tempo, adesso non in questo video ovviamente,
tornare su quel passaggio. Ecco, finché quel passaggio non diventa uniforme agli altri, nella scorrevolezza, nella precisione, eccetera, è inutile che io tenti di accelerare, perché inevitabilmente prima o poi ricadrò su quel passaggio. Quindi pazienza, pazienza, pazienza.